Napoli saluta Antonio Allocca, morto l'ultimo giorno dello scorso anno, a 76 anni. Attore e caratterista napoletano, molto amato e conosciuto dal pubblico, Allocca ha alternato il teatro, lavorando anche con Edoardo De Filippo, al cinema, lavorando con personaggi del calibro di Nino Taranto, Ugo Tognazzi, Gian Maria Volonté, Neri Parenti, Paolo Villaggio, Nanni Loi e Luciano De Crescenzo. Ha fatto anche televisione, più lo ricorderanno di fatti per le tre stagioni della serie TV degli anni Ottanta, I ragazzi della terza C, dove interpretava l'inflessibile professore d'italiano che proponeva il tormentone del voto basso a Fabrizio Bracconieri. Nel 1975 Allocca ha ricevuto un riconoscimento alla carriera, il premio Antonio De Curtis. Nel 1975 Allocca ha ricevuto un riconoscimento alla carriera, il premio Antonio De Curtis, targa speciale del Consiglio di Presidenza per il Teatro. Allocca, nato a Portici nel 1937, ha partecipato a veri e propri cult del cinema napoletano e nazionale, come Così parlò Bellavista, 32 dicembre, Cristo si è fermato a Deboli, Quel ragazzo della curva B. A salutarlo per l'ultima volta nella chiesa di San Ferdinando in piazza Trieste e Trento, familiari, amici e anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo partenopeo.